Stasera abbiamo un gradito ospite nella persona di Alfredo Simonetti. Voi quasi tutti lo conoscete, ma lascerei la parola a lui che ci spieghi il suo percorso da qualche anno a questa parte del mondo del design. Fa prima dire cosa non ha fatto. No, non proprio. Buonasera. Buonasera a tutti. Mi sembra che Giorgio abbia un po' esagerato dicendo il maestro delle sedie. Giorgio io, Giorgio lui. Siamo messi d'accordo. Tutti e due. Siamo messi d'accordo. È ambivalente. I Giorgi. C'è un altro grande maestro delle sedie qui nella zona che ha attualmente una sua mostra a Gradisca di Sonzo, che è Werther Toffoloni, il quale sappiamo che adesso è ricoverato in ospedale, ha avuto un intervento abbastanza consistente, e gli faccio i migliori auguri di averlo ancora tra noi per parecchio tempo. Lui è... in pratica quello che ha sviluppato il design della sedia in questa regione. Io mi ricordo che finiti gli studi a Venezia, lo conoscevo già per averlo visto, intravisto, eccetera, sapevo già quello che avrei fatto alla fine del corso di studi. Difatti, ho iniziato a lavorare, a fare pratica in studi di architettura e poi a un certo punto mi sono messo da solo, sempre guardando la realtà della zona in cui vivevo, in cui ho iniziato a operare, che è la zona della sedia, appunto. Il primo lavoro che ho fatto dopo essere uscito dagli studi di architettura è stato un concorso internazionale che si svolgeva ogni due anni a Cantù, nel quale sono stato premiato. Se avete notato, all'ingresso c'è un modellino in scala che è una libreria a colonna con altri due mobili di servizio. E con quello sono partito, mi ha dato la carica per iniziare a lavorare. Come mi sembra il professore diceva prima, che il fatto estetico è l'ultima cosa nel design, difatti è vero, è l'ultima cosa che anch'io guardo quando inizio un lavoro nuovo. Lavorando in questa zona, appunto nel campo della sedia, la maggior parte, io ho sempre cercato prima di tutto di dare la comodità al pezzo, perché è inutile avere un paio di scarpe o un paio di guanti che ti fa male ai piedi o ti stringe le mani che non le puoi adoperare. Prima di tutto cerco questo obiettivo. Poi, una volta elaborato tutto il meccanismo, si passa a dare anche la possibilità che questo oggetto sia anche piacevole, che abbia un suo fascino, che attiri l'attenzione. Però deve essere una cosa non violenta, deve entrare piano piano nella visione di chi la guarda. E penso di aver portato avanti in tutti gli anni che ho lavorato un percorso lineare. E
cercando anche di non ripetere le stesse cose. Difatti giù ci sono tre modelli di sedie che fanno tutte e tre lo stesso discorso, però nessuna è uguale all'altra. Ci sono due modelli in metallo, una piccola seggiolina sovrapponibile in tubo di acciaio ed un'altra sempre in tubo di acciaio col sedile tondo, che poi l'ha ripresa anche Guido Crepax in un suo fumetto di Valentina, ed una sedia in legno nera, tonda anche quella, che hanno un'immagine completamente diversa una dall'altra, ma il contenuto, se la analizzate bene dopo quando scendiamo, il contenuto del disegno è sempre lo stesso, però si differenziano completamente. Ecco, questo è il mio modo di procedere. Ora sto mettendo a punto anche per una ditta una serie di sedute in metallo, ma e sto cercando proprio di fare un lavoro di design molto spinto, ma che non diventa visibile immediatamente. Cerco di sviluppare su un telaio unico più tipologie più tipologie finali, inserendo su questo telaio diverse strutture in legno che cambiano completamente l'aspetto, pur facendo sempre lo stesso discorso. E questo, tenendo presente i concetti del design di oggetti, che deve essere facilmente ripetitiva e abbassando notevolmente i costi di produzione. Io spero che riescano bene come sono riuscite le altre. E cos'altro posso dire? Ormai tutti hanno già detto quello che dovrei ripetere anche io, per cui essendo l'ultimo il primo a parlare, l'ultimo a parlare, l'ultimo a parlare. volevo dire un'altra cosa che ho sempre ripetuto quando mi chiedono: ma come si fa a disegnare tante sedie e fare sempre qualcosa di nuovo, eccetera? L'anatomia delle persone è quella, no? Quella che ci dà la madre natura, no? Se vogliamo fare una cosa diversa, bisogna ridisegnare, scusatemi il termine, bisogna ridisegnare i culi delle persone. Allora, forse nessuno sa che voi vedete questi ragazzi, esattamente, sotto su delle sedirine che sono state ridisegnate, ma questo è un progetto di che anno? L'originale? L'originale sì. Non si sa. Non si sa, benissimo. Perché non è stata disegnata da nessuno. Io ho fatto un'operazione di redesign su questa, è la sedia da osteria. E non ho fatto altro che intervenire cambiando solamente sedile e schienale, però i ritmi dei pieni e dei vuoti sono quelli identici del modello originale, e ho dovuto fare così perché era una sedia talmente semplice e talmente rigorosa nelle sue linee che guai
a rovinarla. Quindi ho solo fatto questo minimo intervento, che non è stato facile, tra l'altro, perché è un modello, l'originale è un modello di semplicità e di purezza, no? E non si sa chi l'abbia ideata, no? Veniva fatta l'originale con degli scarti dei legnami. Penso che sia riuscita bene, mantenendo tutte le caratteristiche originali.